In questo video vi voglio far vedere come era il locale e come è diventato adesso dopo 4 mesi passati qua dentro a sistemare il tutto. Alexa, stop. Come ci siamo lasciati 3 mesi fa? Non sono più 3 mesi, sono diventati 10, ma tornate pure al video. Con un nunzio in bianchino che ha detto pubblicamente di aprire uno studio personal. Era il 31 luglio quando feci l'annuncio qui su YouTube, però avevo già le mani in pasta da più di un mese. Ed ora, a che punto sono? Inizio con il dirvi che non ho mai lavorato così tanto in 33 anni della mia vita e praticamente ho passato tutta l'estate a lavorare, ho passato tutta l'estate qui dentro. Sì, anche questo qua è già nello studio, io sono già nello studio. Lo vedrete dopo. E ho passato tutta l'estate a dare nuova dignità a questo locale, perché per anni secondo me ne ha avuta veramente poca. Quest'estate ho lavorato tanto, veramente tanto, ma è stata una tipologia di lavoro e fatica che non avevo mai provato prima. Era quella stanchezza però con quel pizzico di gratificazione, nel senso arrivavo stremato a sera, anche perché io ho avuto la forbizia di iniziare praticamente a giugno tutti i lavori, quindi io ho fatto tutta l'estate qua dentro, faceva caldissimo, però arrivavo a sera distrutto, sporco come non so cosa, ma gratificato e felice di aver stuccato quel pezzettino, imbiancato quell'angolino, cosa che in 33 anni della mia vita non ho mai provato veramente questa sensazione. Una sensazione strana, è da provare, cioè è da provare, nel senso, fate voi. In questo periodo, in questi 4 mesi, ho avuto un sacco di giornate no qui dentro e un sacco di giornate dove lavoravo sempre qua dentro da solo, però in quelle giornate pensavo a che cosa stavo costruendo. Nel senso, il fatto di star da solo, faticare qua dentro e appunto vedere quel pezzettino del puzzle messo dentro e vedere il puzzle che pian piano prendeva forma, mi ha fatto pensare veramente tanto al nunzio di indicativamente 10 anni fa e al nunzio di adesso e che cosa stavo per costruire, perché io non pensavo che sarebbe diventato così come ora, però già quello che avevo in testa era molto bello. Quando ho preso il locale non avevo delle aspettative, nel senso era ok, prendo il locale, entro dentro, gli do una mano di vernice, due stuccate, boh, finito lì, inizio a lavorare e basta. Poi ovviamente, come saprete bene, ogni volta che si inizia un qualcosa ci sono sempre dei casini in mezzo. Guarda, guarda che roba. Allora, in poche parole, nel bagno c'è la trave del tetto, non lo so, e questo qua è metallo ed è tutto arrugginito. Si è staccato tipo indicativamente 3 mm di roba. Questo. Cioè, secondo me se metto solo stucco e basta, non basta, perché magari fra 6 mesi è punto a capo, se non prima. Allora, ricapitolando, questa parete sarà quella colorata, questo cartongesso sarà nero, bianco, questo tutto bianco, questo tutto bianco, questo bianco e tutta questa qua sarà grigia. In questo video vi voglio far vedere come era il locale e come è diventato adesso dopo 4 mesi passati qua dentro a sistemare il tutto. Quindi non perdiamo ulteriore tempo, togliamo il microfono dalla barba e andiamo a fare un giro nello studio. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. I've been wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on a jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Yeah. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Come avrete notato, è passato quasi un anno praticamente dall'ultimo video che ho pubblicato su YouTube, tant'è che questa registrazione qua è la sesta volta che la faccio, non riesco più a parlare neanche davanti a una telecamera, non sono più in grado di parlare davanti a una telecamera. In questo anno ovviamente sono successe tante cose, io ho dedicato la maggior parte ovviamente del mio tempo, visto che ho aperto un'attività, alla mia attività,
E YouTube l'ho lasciato un attimo lì. Avevo sempre la cosa di YouTube nella testa, tant'è che i spezzoni di video che avete visto prima li ho girati parecchi mesi fa. Oggi sono qui perché voglio farvi vedere lo studio finito e attivo praticamente da 7-8 mesi. Non perdiamo ulteriore tempo, adesso vi faccio vedere un po' lo studio, vi spiego un po' come l'ho voluto creare e poi vi parlo di due cosette. Iniziamo dall'ingresso. Si entra, troviamo ovviamente il salottino dove accolgo i clienti e tutto. La parte, secondo me, più bella dello studio, a me piace molto. Là dietro, se pare, c'è una scrivania inutilizzata. Pensavo di doverla utilizzare con i clienti, sia un po' più riservato, invece qua mi trovo molto meglio. Fa tanto ridere. E ora entriamo invece nello studio. Come è composto? Come l'ho voluto comporre? Allora, volevo intanto, come avete visto, uno spazio ampio, così da poter fare attività anche un po' più cardio. Quindi, rowing, pacco pesi da 1 kg fino a 35 kg lì, 45 kg lì. Rowing pacco pesi, box, rack con più di 300 kg di dischi, molto molto belli. Kettle, bilancieri, due panche, palla, crossover così da poter fare veramente un sacco di esercizi. Spogliatoio, molto minimal, quello è il mio zaino, finestra, specchio, bilancia, io. Zona un po' più aerobica, quindi battle rope da 12 metri, battle rope da 15 metri, il ventilatore! Elastici, porta bilancieri, questo me lo sono studiato con mio fratello su come spendere meno possibile per impilare tutti i bilancieri, questa è la soluzione migliore. Qui ho voluto mettere un ripiano dove in questo momento appunto c'è il computer, comunque i clienti appoggiano le loro cose, che può essere appunto la bottiglietta, l'asciugamano, queste cose qua. E questo sono io scalzo perché sennò qua macchio tutto il gommato. E quindi è così. Lo studio è questo, è a prova di Nunzio. Cosa vuol dire? Io ho cucito questo studio in base alle mie esigenze. Mi sono detto, di che cosa ho bisogno realmente per allenarmi? Ho fatto una scaletta e questo è tutto ciò che io ho bisogno per allenarmi. Siamo ad agosto e fa caldissimo. Invece ora parliamo un po' di noi. Mi dispiace di aver un po' lasciato YouTube, ovviamente in quest'anno. Non vi nego che ci pensavo varie volte. Pensavo varie volte su, guarda Nunzio, devi fare un video, devi pubblicarlo. Io questo video qua ce l'ho editato da un sacco di tempo, ovviamente non questa parte, ma tutta la restante. Ma non ho mai trovato lo stimolo giusto per dire ok, lo finisco. L'altro giorno, sfogliando poi i file sul computer, ho detto, cavolo, è bello, io questo video lo voglio, cioè, ma più che altro lo voglio per me, per vederlo fra 10 anni e dire guarda che figata che hai fatto. E così mi sono convinto a editarlo. Tutto qui. Mi piacerebbe portare altri contenuti su YouTube, però non vi nego che il tempo è veramente molto ristretto. Da quando siamo tornati in Italia ho visto che tutto quello che mi fa star bene è ovviamente lavorare e allenarmi. Io nel tempo libero mi alleno, punto. Faccio un sacco di cose, cerco di essere il più attivo possibile. E mi fa stare veramente bene. Ovviamente ho riscoperto l'amore per la montagna, ma che cosa che non ho mai lasciato, solo che a Londra ovviamente era totalmente diverso. Quindi tutto il mio tempo libero è dedicato, dico, molto a me stesso, molto a me stesso. Mi piacerebbe portare contenuti su YouTube, devo un po' capire come, perché ho visto che ultimamente adesso gli shorts vanno molto bene e forse in questo momento della mia vita io sono fatto più per roba corta, cioè che ci vada meno tempo per editarla. Mi dispiaceva più che altro aver lasciato un canale lì fermo un anno con 1500 persone che mi seguivano. Con tanti magari mi stanno anche scrivendo nel tempo, mi hanno anche scritto nel tempo su Instagram, come va Nunzio, è un po' che non vediamo i tuoi video. Ovviamente questo studio mi impegna tanto tempo, ma sono più che felice che passarlo qua dentro. In questo momento ovviamente c'è un po' il calo del lavoro, è agosto, prossima settimana è ferragosto, quindi è ovvio che c'è un calo drastico. Quante persone vedete allenarsi già solo in sala pesi? E quindi mi sono detto, perché non finire un video che ho iniziato mesi fa? E niente, tutto qua. Ci tenevo a farvi vedere il mio posto, ci tenevo a farvi vedere come sto, ci tenevo a farvi capire del perché magari sono scomparso appunto da YouTube da un annetto, però ci tenevo anche a dirvi che di per sé sono felice di quello che ho creato, sono felice del trascorso a Londra che mi ha permesso di arrivare qua
e prendere decisioni secche. E ci saranno ovviamente nuovi aggiornamenti nel tempo ed è tutto. E vi ringrazio se siete tra quelli che sono rimasti iscritti al canale con tutto che io non abbia pubblicato per un anno. Se tra i miei iscritti magari ci fosse mai qualcuno che vuole venire qua a provare in studio, ovviamente me lo scriva e io sarò veramente felice di fargli fare una prova gratuita. Ci vediamo al prossimo video, spero non tra un anno, ma sicuramente non è tra un anno, è molto molto prima. Ciao ragazzi, grazie di tutto, ciao! Gymtonic Unconventional Training.